capitato di fare un investimento, un trade, dove magari avevi un'aspettativa di profitto molto interessante e poi di non dormire la notte per lo stress di perdere soldi? Oppure al contrario, ti è mai capitato di fare un investimento e alla fine di chiederti se sia valsa la pena dedicare tutto quel tempo per quel poco profitto che hai tirato fuori? Ecco, per quale motivo alla fine si finisce sempre per stare all'interno di una di queste due categorie e come si fa a risolvere il problema? Voglio sottoporti l'interessante caso del grande inganno del grano di Chicago. Seguimi nel mio ufficio che ti faccio vedere. Ciao, benvenuto in questo nuovo, in questa nuova pillola nella quale voglio introdurti un concetto molto importante che io ho chiamato i quattro quadranti del rischio. Voglio partire per raccontarti questo importante contenuto da un'esperienza personale proprio di quest'estate. Infatti durante il mese di luglio e agosto io ho effettuato un investimento sul grano. Ho puntato su una stagionalità ribassista del grano. Perché? Perché il grano dalla fine dell'estate in poi comincia ad essere raccolto, diciamo, nella maggior parte del pianeta, e quindi i suoi prezzi per eccesso di offerta tendono a scendere. Quindi io ho puntato con uno strumento finanziario che si chiama spread trading proprio al ribasso di questa materia prima. Che succede però? Che dopo circa una settimana in cui io ero investito in questo strumento, mi sono trovato quello che si chiama un drawdown, cioè mi sono trovato un valore contrario al mio investimento circa $2,000. Il mio target di profitto per questo investimento era di oltre $1,100 per contratto, quindi avevo una bella ipotesi di profitto, però improvvisamente mi trovo questo numerone rosso particolarmente impegnativo, oltre $2,000 contro. Ecco, che cosa significa avere $2,000 contro? Questo è un riassunto di quello che succede generalmente agli investitori. Voglio cominciare dal primo dei quadranti, quello dell'ansia. Infatti in questo quadrante si trovano generalmente la maggior parte degli investitori. E cosa sono queste linee? Allora, le due linee blu, queste due linee, rappresentano quelle che io chiamo il massimo rischio tollerato. Ci faremo un apposito contenuto per capire esattamente come si fa a calcolare proprio il proprio rischio tollerato, ma diciamo che è un valore numerico. Quindi c'è chi lo possiede particolarmente ampio e c'è chi invece non è disposto a tollerare il rischio. Io per esempio posso dire che per quelli che sono il mio capitale, quella che è la mia esperienza e gli strumenti che utilizzo, diciamo che posso sostenere un rischio di $2,000-$2,500 per operazione, ma c'è chi non è in grado di sostenere un rischio superiore a $100 per operazione. E allora che cosa succede se io, nel definire il mio massimo rischio tollerato, scelgo uno strumento la cui volatilità è superiore? Cioè, se una persona che ha $200 di massimo rischio tollerato fosse investito in quell'investimento che ti dicevo un istante fa sul grano e si trovasse improvvisamente $2,000 contro, come può rimanere all'interno di questo investimento? Ecco perché questo è il quadrante dell'ansia, il quadrante nel quale generalmente si trovano la maggior parte delle persone che si lasciano un po' abbagliare dal luccichio dei facili guadagni, cioè vedono l'ipotesi di guadagnare $1,100 a contratto, sottovalutano la volatilità dello strumento, mettono il loro massimo rischio tollerato, che ne so, a 200 e poi non dormono la notte perché rimangono investiti in uno strumento che va molto oltre le proprie potenzialità di pancia, di emozioni nello gestire quell'investimento. E quindi generalmente il risultato che c'è scritto in questo quadrante è molto semplice: il fallimento. Subito dopo, per coloro che sopravvivono a questa prima fase, e non sono molti quelli che sopravvivono a questa fase, si passa al quadrante numero 4, il quadrante dell'indifferenza. Cioè, che cosa succede dopo che abbiamo preso delle batoste? Succede che mettiamo le mani avanti 40 metri e quindi cominciamo a fare degli investimenti dove ampliamo moltissimo il rapporto tra il massimo rischio e la volatilità dello strumento. Magari facciamo degli investimenti su mercati molto lunghi nel tempo, oppure ci rivolgiamo alla banca, no? Dove chiaramente i profitti sono molto più piccoli, ma anche i rischi sono molto più piccoli. Cioè, vale la pena dedicare quel tempo? Allo stesso modo, se io fossi un investitore con un capitale molto ampio, avrebbe la pena dedicare del tempo a investimenti? Io ho 100.000 euro di capitale di investimento e alla fine dell'anno porto a casa $300. 300 euro. Vale la pena dedicare del tempo? È esattamente quello che succede quando
investi in obbligazioni bancarie. Tu magari chiaramente hai l'esigenza di non rischiare, però alla fine il profitto che scaturisce da un'obbligazione che ti paga il 2% è nullo. Cioè tu ci metti 100.000 euro per vederti portare a casa 2.000 euro di profitto. Molto piccolo. Ecco perché qui sostanzialmente la gente perde anche passione, perché alla fine dopo un po' tu dici, beh, quasi quasi mi conviene andare a lavorare, a scaricare cassette al supermercato, guadagno di più. Ecco, ma se questi due quadranti, cioè il quadrante dell'ansia e il quadrante dell'indifferenza, appartengono al mondo, diciamo così, degli investitori, dei trader non esperti, cappottiamo un po' la situazione quando ci riferiamo a questi altri due quadranti. Questo io lo chiamo il quadrante della protezione, cioè un quadrante dove l'investitore è riuscito esattamente a bilanciare il proprio rischio con la volatilità dello strumento. Cioè abbiamo identificato quegli strumenti che ci stanno comodi a livello di pancia, a livello di emozioni, e che in qualche modo ci danno una certa soddisfazione in termini di profitti. Potremmo per esempio, pensare a degli investimenti fatti nel medio periodo con degli strumenti azionari. Potremmo pensare all'investire in strumenti azionari godendo per esempio anche dei dividendi. Quindi abbiamo proprio un approccio di protezione al nostro investimento e abbiamo ben bilanciato il nostro massimo rischio tollerato con la volatilità dello strumento. A questo punto passiamo all'ultimo dei quadranti, quello che a mio giudizio è il più interessante, il quadrante della speculazione, cioè il quadrante nel quale l'investitore padroneggia un elemento importante, e cioè padroneggia la capacità di scegliere quegli strumenti, quegli investimenti che gli permettono di fare dei profitti soddisfacenti e che hanno e che sono contenuti all'interno del proprio massimo rischio tollerato. Quindi qui il profitto è elevato, le perdite sono chiaramente più elevate potenzialmente di qui, ma qui certamente l'investitore è in grado di mettere in campo un piano che gli permetta di tenere così costanti nel tempo i suoi risultati. Per esempio, tornando all'investimento sul grano di cui parlavo un istante fa, uno degli elementi più importanti, che uno degli alleati più importanti di questo genere di investitore, è quello di possedere un metodo per stabilire se lo strumento nel quale vuole investire è in grado di rimanere all'interno del proprio massimo rischio tollerato. Quando investiamo, per esempio, nelle stagionalità, noi utilizziamo delle ancore statistiche, cioè nel caso del grano specifico, il passato, negli ultimi 15 anni, ci può dire statisticamente qual è stato il peggior risultato e qual è stato il miglior risultato da un punto di vista proprio economico. Ed ecco che questa consapevolezza mi dà la possibilità di stabilire quali siano i miei valori di uscita, il mio valore di stop loss, il mio valore di take profit. Allora ecco che se io so che il peggior risultato che ha fatto quello strumento nel tempo è di $3.000 e io mi trovo a metà del mio investimento con un numero rosso, quindi con un drawdown di 2.000, io so che sono dentro. L'importante è a priori stabilire se quei 3.000 che sono in grado di identificare statisticamente rientrano all'interno della mia zona di massimo rischio tollerato. A questo punto qui noi abbiamo tutti gli elementi, cioè se noi abbiamo un metodo che ci permette di considerare statisticamente, perfino con l'esempio del Forex di prima funziona, cioè se io considero che la valuta dell'euro-dollaro si muove mediamente un 1%, 2% al giorno, è chiaro che lì io dovrò fare degli investimenti la cui distanza dallo stop loss rientri lì dentro. Se io sono più corto, chiaramente sono destinato al fallimento, rimarrò per sempre qui dentro. Quindi, morale, è importante possedere delle ancore statistiche, è importante possedere degli strumenti che siano in grado di farmi riconoscere delle ricorrenze reali sulle quali fare le mie analisi, e piano piano, con l'allenamento, io sarò in grado di credere sempre di più al mio piano e sarò perfino in grado di allargare la zona di massimo rischio tollerato. I quattro quadranti del rischio. Quello che è importante capire è dove ci troviamo e quali sono i passi per arrivare fondamentalmente o qui, a seconda del nostro grado di tolleranza al rischio.
Detto questo, voglio chiedere a Manlio che cosa ne pensa dei quattro quadranti del rischio. Seguitemi che lo chiamiamo. Manlio, eccoci qua. Hola! Senti, hai visto i quattro quadranti del rischio? Neanche Kiyosaki sa chiamarli in questo modo come li abbiamo chiamati noi. Che ne pensi? Guarda, diciamo che hai colto nel segno, cioè hai colto l'evoluzione che in qualche modo affronta ogni persona che comincia a dedicarsi a questa modalità di investimento. Quindi hai evidenziato quello che è un rapporto, io definirei sacro, tra la pancia e il piano, quindi la testa. Il fatto di abituarsi a un certo tipo di drawdown è il passo fondamentale che bisogna affrontare e superare per poter rimanere profittevoli nel tempo. E che consiglio daresti per ottenere questi risultati, diciamo, nel tempo che ognuno necessita, però insomma, che consigli daresti? Devi essere convinto che il piano che hai a disposizione, che è strutturato su fondamenta statistiche, funzioni. Se il viaggio è graduale, però efficace, perché riesci a mettere a sistema testa e pancia, potrai fare veramente delle cose straordinarie. Senti, e tu credi che questo tipo di ragionamento si possa fare su qualsiasi strumento, o ritieni che non tutti siano adatti? Allora, secondo me... La domanda me, è tendenziosa. Beh, secondo me è evidente. Tu sai la mia passione per la matematica, per la statistica. Quindi dove c'è la possibilità di avere degli strumenti statistici che testimoniano dal punto di vista scientifico la validità di una ricorrenza, qui giochi facile. Quindi hai il vento che soffia, come dico spesso, sulle tue vele, nella direzione giusta. Per cui il fatto di avere supporti scientifici, statistici, ti mette un passo avanti rispetto alla media. Cioè, diciamo che con le stagionalità è un discorso che si può fare con facilità. Già se esatto. Cerchiamo la stessa tipologia di ragionamento semplicemente investendo in azioni o in valute, comincia, non è così facile. E comincia ad essere un pochino più complicato, perché le ricorrenze gli hanno un altro tipo di significato, no? Quindi io penso che lavorando su basi statistiche in modalità molto semplice, perché lo facciamo con un sito che è alla portata di tutti, tu puoi fare veramente la differenza che fa la differenza. Manlio, grazie della tua morale e Manca ci vediamo al video numero 3, una sorpresa, ti chiamerò per quello. Ciao, a presto. Grazie Max, alla prossima.